Lunedì 9 aprile, buona giornata dalla redazione del TG di Torino e Canavese TV. Roberto Bucci, faentino di 28 anni, e Carlo Dall'Osso, imolese di 52 anni, sono le due vittime della valanga caduta al Col Chamolet a Pila. I feriti sono stati ricoverati invece nel reparto di chirurgia d'urgenza di Aosta con politrauma e contusioni, con prognosi che vanno dai 10 ai 20 giorni. Sul posto sono intervenuti due elicotteri, le guide, i tecnici del soccorso e unità cinofile, ma anche i sommozzatori del comando di Torino per cercare eventuali dispersi nel lago Chamolet. Ieri pomeriggio invece a Venaria una donna di 54 anni ha tentato di togliersi la vita con i gas di scarico della sua autovettura. Dopo averla parcheggiata con il motore acceso in corso Alessandria, ha collegato con un tubo lo scarico all'abitacolo. Però un'altra donna che passava di lì, stava portando a passeggio il cane, ha visto il tubo che usciva dallo scarico ed entrava nel bagagliaio dell'auto e ha subito dato l'allarme. Una pattuglia dei carabinieri che si trovava nelle vicinanze è immediatamente intervenuta. La donna è stata poi soccorsa dalla Croce Verde e trasportata all'ospedale Maria Vittoria di Torino con un principio di intossicazione, ma le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi. Ed è morto a soli 55 anni Ugo Avalle, presidente dell'Accademia dell'Hardware e del Software Libero Adriano Olivetti di Ivrea. Noi lo vogliamo ricordare con una delle tante interviste che abbiamo realizzato con lui, che era un appassionato di informatica e un convinto sostenitore del software libero. È anche una filosofia di risparmio, ma devo dire non nel brevissimo periodo, nel senso che Linux o Open significa certamente risparmiare, ma significa in un primo momento investire sulla formazione, investire sulla migrazione degli ambienti, investire su tutte quelle operazioni che garantiscono il funzionamento di questa transizione. Non possiamo pensare di fare delle migrazioni a titolo gratuito, perché chi si è illuso su passaggi di questo genere è tornato indietro, in quanto le persone vanno formate in maniera adeguata, gli ambienti vanno ricostruiti in maniera adeguata, eccetera. Devo dire che fortunatamente in questo periodo, non credo soltanto per una questione di spending review, credo per una questione di maturazione generale, abbiamo ricevuto diverse richieste da parte di enti pubblici, da parte di grandi aziende e proprio di consulenza, di supporto, di aiuto nell'affrontare queste tematiche che sicuramente porteranno loro un risparmio, indubbio, a fronte però di un percorso ben progettato e ben strutturato sulla base delle esperienze di chi li ha preceduti. Il rosario domani alle 20:30 presso la chiesa parrocchiale Madonna delle Tenerezze di Banchette Borgo Nuovo. Il funerale invece mercoledì alle 15:30 presso la stessa chiesa. Ha rubato 6 bottiglie di superalcolici e 10 prodotti di cosmetica per un valore complessivo di circa 170 euro nell'ipermercato di Corso Montecucco a Torino. La donna, un'italiana di 47 anni, ha strappato le etichette antitaccheggio, le ha buttate a terra e ha inserito le merci in una borsa posta sotto gli indumenti. È stata però fermata dall'addetto di sicurezza che ha notato la scena. Gli agenti delle volanti l'hanno poi arrestata. La donna, 47 anni, dicevamo, ha diversi precedenti per reati di furto aggravato. E passiamo alla pagina sindacale, settimana decisiva per le vertenze Embraco e Italia Online sul tavolo del Mise. Oggi toccherà ad Embraco. Si cercherà di scongiurare la chiusura del sito di Riva di Chieri. Il governo ha ottenuto, come sapete, nelle scorse settimane il congelamento fino alla fine dell'anno dei 497 licenziamenti annunciati dalla società del gruppo Whirlpool e sta cercando di verificare con Invitalia la possibilità di cedere il sito a realtà industriali interessate alla reindustrializzazione dell'area. Oggi si dovrebbero scoprire le carte sulle manifestazioni di interesse reali e all'orizzonte sembrano esserci alcune proposte con cui ridare un futuro a tutti i 597 lavoratori dello stabilimento.
corsa contro il tempo però anche con Italia Online. Il governo è riuscito a replicare in pratica il modello Embraco e ha ottenuto nelle scorse settimane una sospensione per i 400 esuberi annunciati dal gruppo, di cui ricordiamo 248 a Torino, e uno stop anche al trasferimento dei 241 lavoratori da Torino a Milano. Mercoledì al MISE si continuerà a lavorare per cercare delle soluzioni alternative per il territorio e per l'occupazione. All'Officina H di Ivrea sabato l'associazione Gian Roberto Casaleggio ha portato il SAM2 con personaggi di spicco della cultura e dell'informazione per cercare di capire il futuro, ricordando il pensiero e gli ideali di Gian Roberto Casaleggio a 2 anni dalla sua scomparsa. E su quel che è stato detto, al di là di ogni credo politico, c'è molto da riflettere, come ad esempio sul rapporto scuola-lavoro. Sentiamo. L'alternanza scuola-lavoro si chiama in realtà sfruttamento del lavoro minorile. Questo è il punto fondamentale, perché in primo luogo fai lavorare senza peraltro retribuzione dei giovani che spesso neanche ancora hanno i 18 anni e in secondo luogo inculchi l'idea che la scuola debba servire all'azienda. Ora è del tutto evidente che chi si iscrivesse al liceo classico lo farebbe per studiare Platone, Aristotele, Tommaso d'Aquino, Cartesio e non certo per avere un posto, peraltro per incidence, a tempo determinato, precario e senza tutele. Occorre ripartire da un concetto di scuola come luogo di formazione. La scuola serve non per l'azienda, ma serve per scolpire la propria statua interiore, cioè per essere consapevoli del proprio mondo storico, della propria vicenda. Abbiamo dei giovani oggi che sanno magari fare le fotocopie in azienda perché hanno fatto l'alternanza scuola-lavoro e poi camminano per le vie di Roma, non sanno cosa si vedono intorno essenzialmente, non hanno coscienza del patrimonio culturale. Quindi ripartiamo da una cultura umanistica, perché siamo la nazione, l'Italia, che da sola ha il patrimonio più grande di tutta l'umanità in termini artistici, culturali, storici, filosofici. Ripartiamo dalla nostra identità nazionale, culturale e da una scuola vocata a questo. Volevo aggiungere due cose. Uno, alla fine dell'Ottocento ci fu un ministro della pubblica istruzione mitico, insomma, niente a che fare con la Gelmini, diciamo come livello. No, perché io da preside di facoltà ho dovuto subire 3 ministri, uno più cretino dell'altro, e è stata una tragedia profonda proprio. Ma dico questo, questo ministro alla fine dell'Ottocento introdusse la quinta elementare obbligatoria. La critica che ebbe fu: che ce ne faremo di tanti alfabetizzati? E lui rispose: ma essere alfabetizzato non serve solo per lavorare, serve anche per vivere. Questo si può posporre pari pari alla laurea, perché la laurea di oggi è più o meno la quinta elementare di allora. Ma l'altra cosa che volevo dire è questa. Attenti un attimo ai numeri. Io ho davanti a me di solito 200-250 giovani ventenni. Ora, io dovrei preparare questi giovani, secondo la Gelmini dovrei prepararli a 3 I. Internet, inglese e impresa. Però mi faccio un attimo i calcoli. Ci hanno 20 anni, hanno davanti a sé almeno 60 anni di vita. 60 anni di vita sono 530.000 ore. Che cosa farà questo ragazzo nelle prossime 530.000 ore? Immaginiamo che trovi lavoro a 25 anni e che lo facciano lavorare ininterrottamente fino a 65 anni. Sono 40 anni di lavoro. Quanto si lavora in un anno? Si lavora 1800 ore in Italia, ma immaginiamo che questo è un manager, lavora 2000 ore, sono 80.000 ore nella vita. Il giovane che io ho davanti a me ha 530.000 ore di vita da vivere, di cui 80.000 di lavoro, un settimo di lavoro. Cosa farà negli altri 450.000 ore? Immaginiamo che si dedichi 10 ore al giorno a quello che gli inglesi chiamano care, sonno, cura del corpo, eccetera. Sono 220.000 ore. Ne restano ancora 230.000 di totale tempo libero. Allora, l'articolo 1 della Costituzione, l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, alla lettera significa l'Italia è una Repubblica Democratica fondata su un settimo della vita. Bene, io non insegnerò mai un settimo della vita ai miei allievi. Io voglio insegnare i 7 settimi, cioè la vita. Giusto ridurre l'orario di lavoro, si può fare come è stato proposto in campagna elettorale a parità di salario, con un salario minimo orario. Non è che si può fare, si deve fare,
perché il progresso non si è fermato. Quello che sta arrivando è ancora più labor saving, cioè assume più lavoro. Tenete conto che quando una macchina si prende lavoro umano, non si piglia il meglio del lavoro umano, si piglia il peggio, la fatica, la pericolosità. Quindi ben venga la tecnologia, è una meraviglia, purché non sia lasciata in mano agli ingegneri, sennò viene fuori quella roba lì che dice lui, A, B, piano A, piano B, eccetera. Sono cose seminaziste, non so se è chiaro. Quindi bisogna stare molto, molto attenti su questo. Allora, noi ci dobbiamo preparare a un futuro che avrà sempre meno lavoro. Su questo non c'è dubbio. Non so se è chiaro. Dove per sempre meno lavoro si intende sempre meno attività noiose, pericolose e faticose. Queste ce ne saranno sempre meno, sia attività faticose fisicamente, sia attività faticose mentalmente, perché anche lì c'è la fatica. Quindi a noi resta sempre più tempo. Vi faccio questo dato. Nel 1901 noi in Italia eravamo 31 milioni. Abbiamo lavorato 70 miliardi di ore. 70 miliardi di ore. 2017, l'anno scorso, 61 milioni. Abbiamo lavorato 40 miliardi di ore. 30 miliardi di ore in meno e abbiamo prodotto 23 volte di più. Questo si chiama progresso, ottenere più beni e più servizi con meno fatica per dedicarsi a cose migliori. Sotto questo aspetto, sul mio screensaver, sul computer, esce sempre quando accendo il proverbio spagnolo: hombre que trabaja perde tiempo precioso. E torneremo anche nei prossimi giorni ancora a parlare del SAM 2, non per farne un evento di colore, ma per i contenuti sui quali varrebbe la pena, come dicevamo, al di là di ogni credo politica, di fare qualche riflessione, positiva o negativa, però di farla. I vigili del fuoco del Piemonte hanno condotto un addestramento SAF nella riserva naturale del Ponte del Diavolo a Lanzo, dove gli animali del bosco riescono ovviamente a muoversi con semplicità, gli uomini, in questi casi i soccorritori, trovano invece molte difficoltà, che possono essere superate però con l'allenamento, l'uso di tecniche codificate e poi attrezzature ovviamente specifiche. Su una parete di roccia attrezzata per l'arrampicata dai climber sono stati svolti prima dei semplici movimenti per prendere confidenza con la superficie, poi manovre più complesse di progressione e di soccorso. Poi per la prima volta in Italia è stato effettuato un trapianto di rene su una donna da un donatore dializzato. L'intervento è stato eseguito 2 settimane fa all'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Il donatore era deceduto in un ospedale per una patologia congenita. L'organo è stato rivitalizzato da un macchinario. La ricevente è una signora di 60 anni in dialisi dal 2013 per una nefropatia e per calcolosi a stampo. E dopo aver terminato di ripulire e sistemare l'area del Rock lasciata nell'incuria da anni, ieri a Valperga è stata inaugurata l'installazione artistica del giovane pittore di Bagnacavallo Enrico Minguzzi. L'opera va ad arricchire il percorso pedonale che dal concentrico di Valperga sale verso la chiesa medievale di San Giorgio e il santuario di Belmonte, che, lo ricordiamo, è patrimonio dell'UNESCO. E in chiusura anche un episodio che riguarda lo sport, ma non è certo sportivo e che è da stigmatizzare. Sabato, durante la partita di calcio della categoria esordienti 2006 tra Venaus e Lascaris, un genitore della squadra ospite se l'ha presa prima con suo figlio, poi ha insultato il dirigente che faceva l'arbitro e anche il ragazzino che faceva il segnaline, incitando alla violenza in un crescendo di rabbia. Si stava addirittura per sfiorare la rissa sugli spalti. Tra le ultra anche uno spaccagli le gambe. A quel punto i dirigenti della squadra di casa, il Venaus, hanno deciso di ritirare in segno di protesta i ragazzi dal campo. Una scelta, quella della squadra valsusina, certamente da condividere. È tutto per questa nostra edizione del TG. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento di giornata.